In Algeria migliaia di persone in piazza contro la candidatura al quinto mandato dell'anziano leader Bouteflika. C'è stato un morto e ci sono state decine di feriti. Sentiamo Paola D'Angelo. La gente che si è riversata nelle strade di Algeri sembrava un fiume inarrestabile e la manifestazione era vicina alla conclusione quando da un gruppo di manifestanti nei pressi del palazzo presidenziale sono partiti lanci di pietre verso la polizia. La risposta è stata immediata. La parola d'ordine era non indietreggiare, a differenza della settimana scorsa. Lanci di lacrimogeni seguiti da scontri. Si sono uditi spari, mentre un'auto e una banca sono state incendiate. Il bilancio è di 7 manifestanti e 56 poliziotti feriti. Una persona è morta per un attacco cardiaco. Per tutta la giornata la manifestazione si era svolta in modo assolutamente pacifico. Moltissimi giovani. Siamo qui per manifestare contro il regime. Diciamo no al quinto mandato. 20 anni di autoritarismo devono andare via. Il quinto mandato è quello al quale intende candidarsi il presidente Bouteflika, 82 anni, al potere dal 1999. Era dai tempi delle primavere arabe del 2011 che non si vedevano manifestazioni così imponenti. Bouteflika non ha parlato, secondo fonti autorevoli sarebbe ricoverato in ospedale a Ginevra, ma per la prima volta la televisione di Stato ha trasmesso immagini della protesta.